Mary, tu hai fatto quel post? Mi scrivi il numero sul monitor? Vi dico una roba. Vai. Però sai che è una cosa, come sempre, quando tengo tanto a una cosa vado in confusione. No, infatti. No, però andiamo con calma. Sapete, andiamo con calma. Okay. Mm. Vado in confusione perché è una cosa a cui tengo tanto. Sì. È un progetto che seguo da tanti anni insieme a Emiliano, che si chiama TOG, Together to Go. È un centro che c'è a Milano che ospita bambini e bambine con patologie neurologiche gravissime. Allora, sono bambini e bambine che non possono guarire. Sono bambini e bambine che però possono essere portati a un livello che è il loro massimo. Di qualità di vita. Di qualità di vita, di possibilità, guarda. Cognitive, poi, di comunicazione. Di possibilità. Sì, certo. Perché per ogni fragilità esiste un suo potenziale, ok? È un posto che io ho sempre un po' il pudore di parlarne, perché ho sempre paura di scatenare quell'emozione che è l'emozione di poverini. E invece, detto proprio con il cuore, non è poverini un cazzo, cioè questi sono, questa è un'opportunità che questo centro dà loro, che è straordinaria, meravigliosa. E io, che li frequento da tanti anni, ho visto come il lavoro fatto lì porti davvero dei cambiamenti. Io sono andata stamattina, sono andata a fare una visita insieme a Amy e a J-Ax, perché il 28 giugno J-Ax parteciperà insieme a Fedez, che ha messo in piedi questo Love Me, che è questo concerto gratuito a Milano, e ha attivato un numero per dare gli SMS solidali. Sì. Ok? Però io, prima di dirvi il numero, io vi vorrei veramente spiegare questo posto. E anche lo stesso J-Ax stamattina, che partiva subito, cioè ha aderito immediatamente, con lui ha aderito una valanga di artisti, una valanga, ok? Quindi è su una fiducia. Però siccome noi facciamo charity da tanti anni, sono tanti anni che per un motivo, per una situazione, per un'occasione o per l'altra ci siamo sempre molto prodigati, va bene? E ho capito che fondamentalmente questa cosa di donare 2 euro o quello che è, ok? Ognuno nelle sue possibilità, dipende fondamentalmente dalla fiducia che hai e dalla credibilità che hai nella persona che te lo propone, ok? E a me questa roba un po' mi fa piacere, perché sono contenta, perché io lo so che se vi dico fidatevi, questa è una cosa seria, le persone ci credono, perché il rapporto che ci lega a chi ci ascolta è un rapporto fondato su cose profonde, a partire da che ridiamo delle stesse cose o che piangiamo delle stesse cose. Però il mio sogno è quello che le persone abbiano un senso di responsabilità verso quello che fanno, che non è quello che in questo momento, per un motivo culturale, esiste. Cioè, io sono contenta che vi fidate di me, ma vorrei che foste padroni della vostra iper gigantesca possibilità di fare del bene anche con poco, perché poi delle volte va sprecata. E invece, quando ci sono le occasioni grandi, le occasioni forti, le occasioni vere di protezione della fragilità, allora si è veramente forti. Quando dico, io credo che una città forte, un paese forte, una nazione forte, un pianeta forte, è forte nel momento in cui sa prendersi cura delle proprie fragilità. No, lo proprio è un metro di valutazione internazionale. Tu vedi il livello di civiltà di un popolo per come si occupa delle persone più fragili. Sì. È proprio così. Allora, questa fragilità non va presa e accudita come custodia, appunto. Questa fragilità deve essere portata al suo massimo potenziale, e quello che TOG fa è esattamente questo. Io frequento questo centro da tanto tempo, e proprio stamattina io ho visto Ambra, che è una bambina molto piccola, che l'ultima volta, che erano 3 mesi fa, l'ho vista in carrozzina, oggi camminava. Questo centro cura 114 bambini e bambine con patologie gravissime gratuitamente, e si regge solo su raccolte fondi private, perché lo Stato, per questi bambini bambine che si presentano con delle diagnosi gravissime, hanno diritto in qualche modo a delle cure che sono una volta a settimana,
una volta al mese, che è troppo poco. Però questo è così, questo è, funziona così. Certo, funziona così. Allora, qual è il mio sogno? Il sogno che questo posto, che ha trovato una nuova sede e che può raddoppiare i bambini e le bambine ospiti, e di cui mi sentirete parlare molto spesso, Scusami, vuol dire che ci sarà spazio per altrettanti, esatto, bambini e bambini che gratuitamente potranno essere 114, diventeranno fino a 300. Ma non solo, i bambini e le bambine di TOG che adesso magari frequentano il centro da 10 anni hanno raggiunto un'età per la quale a un certo punto finisce questo trattamento, la possibilità di continuare a seguirli, se, quindi in un'età più adulta, e non perdere tutto il lavoro fatto. Ecco, queste secondo me sono le operazioni nelle quali, siccome io vado personalmente e conosco personalmente chi lo gestisce, chi ci lavora, quali sono i bambini, quali sono le bambine, quali sono le mamme, quali sono i papà, quali sono i terapeuti che lavorano là tutti i giorni facendosi un mazzo così, e con la non serenità di sapere che ci sono dei fondi affinché questo lavoro possa procedere il mese prossimo. Allora bisogna che il popolo di Pinocchio si senta talmente forte da poter cambiare le cose. Questa è una cosa che nessuno ti dà mai la sensazione. Puoi fare un televoto, puoi fare, questo è il senso di potere che ci danno l'idea di poter avere. In realtà un SMS di 2 euro al numero 45595 è diverso, cioè veramente stiamo facendo qualcosa che cambia la vita a qualcuno. Quindi 45595, poi in maniera diretta. Diretta, cioè quei 2 euro lì che tu dai vanno e là. Arrivano là. Tra l'altro, siccome magari c'è qualcuno, allora questo SMS, il 45595, puoi donare 2 euro da SMS oppure chiamando da rete fissa 5-10 euro. Ma se ci fosse all'ascolto qualcuno che vuole donare di più, abbiamo messo anche un link per andare direttamente sul sito di TOG e fare una donazione. A me quello che è il mio sogno è che nella nuova sede ci sia una stanza di riabilitazione per questi bambini e queste bambine intitolata Pinocchio. Io sono abituata a sognare in grande, ma sono anche abituata a avere a che fare con persone che mi sorprendono sempre. Sorprendeteci.